Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati gli scorsi episodi che siamo scesi giù nelle fogne a cercare un po' di fumi viola. Oggi a quanto pare, se rispetta tutto quello che penso, in teoria questa dovrebbe essere già la parte in cui dobbiamo scontrarci con il... come si chiama? Con il boss, che non so ancora il suo nome effettivamente. Trova nascondiglio di Psychedelic. E appunto, essendo probabilmente il livello boss, dovremo fare la solita roba di non morire durante la boss fight. Benvenuto nel mio mondo. Benvenuto. Presto danzerai al suono della mia musica. Certo. Tutto quello che vuoi, è inconfondibile. Può essere solo Psychedelic. Può essere solo lui. Allora, diavolo. Ecco qua. Attento, guarda, un po' scafo. Di fumi è viola. Estremamente tossico. Chi l'avrebbe mai detto, Minion? Però, visto che siamo già qui, ecco fatto. Sempre il prassi di andare alla ricerca di tutti quanti gli oggetti che ci sono in giro. Ma soprattutto dovrai innanzitutto sbarazzarti di quei nemici. Beh, finché posso spammare, problema di liberarmi dei nemici non ne ho. Aspetta, ecco fatto. Attento, tra l'altro, quei getti di fuoco. Ma va. Sicuramente faranno qualche danno. Tra parentesi, avrei voluto potenziare anche questo coso qua dei getti d'aria. Peccato non aver avuto abbastanza soldi per poterlo fare. Ehi, via. Ma poi perché mi ridai questo se già ce l'avevo per essere arrivato qua? A meno che proprio non ti sei rushato tutta la zona e sei venuto qua correndo. Minion, e basta. C'è un'enorme quantità di esseri striscianti da queste parti. Esseri striscianti? In arrivo! Ah, intende qualche verme, immagino. Dovrai saltare, allora, qui. Aspetta. È un me minore. Guarda, finché posso avere anche diversità nelle armi, calmo, non ho nessun tipo di problema a gestire qualsiasi tipo di nemico. Più che altro, forse era meglio tenersi... era meglio tenersi quello che soffiava. Forse sì, perché almeno... allora, in realtà non è male come arma, ma non ho tanta gittata. Mi fanno accapponare la pelle. Non ho abbastanza agitata per poterli usare bene quello, o meglio. Arrivano, signore. Non ha senso portarsi il braccio adesso quando. Attraversa quel tubo, signore. Perché fai le curve larghe, maledetto? Dicevo, non ha senso usare quell'arma se poi alla fine tutti i nemici sono lontani e io non li posso prendere. Alla Super Mario. Già arrivati. Ti stanno aspettando. No, ne dubito. Saranno cattivissimi. Saranno cattivissimi me. Quanta gente c'è? Io continuo a spammare. Tanti colpi sono infiniti. Basta? Già finita? Questa deve essere la via d'uscita. Io ne dubito. Penso che sia solo l'entrata, amico mio. E tra l'altro credo che in questo livello non ci sia nessun oggetto segreto, visto che l'oggetto che ci verrà sbloccato sarà proprio la statua di Psychedelic. Di nuovo la pistola. Arriva, signore. Ok, pensavo che era quella che rimpiccioliva le cose. Eccolo. Calmo. Ottimo lavoro, signore. Ecco fatto. Più che altro, come sempre, il problema di questo gioco... Annientali, signore! Fai volare a picco le loro barchette! È la profondità... È Mega Mind! E io dove devo andare? Altri nemici? Affondali, signore! Eccolo! Prendilo! Dai! Eccolo! Ecco fatto. Tutto per sicurezza, ho preferito saltare prima che affondasse la barchetta. Ehi, vai via. Ci sono cattivi dappertutto qui. Anche tu lo eri una volta. E alquanto
discutibile il fattore di quanti cattivi ci siano in questa zona. Allora, aspetta, grazie. Come ho detto, tutte le sfere dobbiamo raccoglierle perché ci servono tutte. Attento, quei tubi sono pericolosi. Quante? Ci servono tutte quante per potenziare tutte le armi. Non ho visto se c'è un, come dire, un trofeo per aver potenziato tutte Eccoli, le armi. Che sembrano pronti a tutto. Potrebbe essere, ma potrei anche sbagliarmi. Quelle piattaforme sembrano pericolose. Potrebbero cadere da un momento all'altro. Eccellente. Ah, ok, stavo dicendo, ma quanto posso aspettare prima di poter passare? Tubo, signore. Allora, fermi un attimo. Adesso sì che andiamo bene. Adesso sì che va tutto a posto. Allora, aspetta che... ecco, a posto. Uno e due. Ecco qua. Non lascio certo indietro nessuna sfera io. È impossibile di nuovo in questa rimuovere stanza. Le macchie di melma dal mantello, signore. Oh no. Allora dovrò chiamare di nuovo la tintoria per farmeli lavare per bene. Via. Ecco, fatto. Madonna mia, una strage stiamo facendo. Ho farmato tante di quelle sfere. Mi ricorda molto il livello delle fogne di Dead Island. Ho avuto questo flash un attimo delle fogne di Dead Island, Dio santo. Dead Island purtroppo secondo me non ha avuto il destino che meritava. Secondo me, o meglio, il primo è molto molto bello. Il secondo, vero Riptide, discutibile. È il 2 che la gente sta ancora aspettando dopo tutti questi anni. È quello il problema. La gente non ce l'ha per Riptide o per il primo. La gente ce l'ha ancora per il 2 che deve uscire. Attento, non vorrai fare un bagnetto imprevisto? Direi proprio. Perfetto, no. Tutti a bordo allora. Tutti a bordo. Che niente, bello che signore, fai colare a picco le loro barchette. Le scosse elettriche si passano da un nemico all'altro. Nemici. Rende Affondi, più facile signore. Ucciderli tutti assieme. Veramente. I cancelli sembrano un problema. Prendi questa nona da ecco fatto. C'è un modo per andare avanti, minion? Sì, uccidere tutti i nemici. Quella strada. Troviamone un'altra. Ecco fatto, diamo un po' di esplosione. Arrivano! Prendi questi! Ah, prendi questi! Ecco fatto. Sei entrato. Ah, direi che... Eccolo. Non so se è la soluzione è il fatto che sia sceso o meno. Però... già che siamo qui, tanto vale. Non è che dovevo farlo, questa cosa? Dov'è andato il mio pianoforte? Dove sta il mio pianoforte? E niente, proprio ad uccidere, ecco. Ti servirà l'arma deidrato per rimpicciolirlo. Non così forte! Ecco qua. Sei in trappola. Sapevo Prendilo. Che era una scelta sbagliatissima quello che ho fatto. Ricorda che puoi rimpicciolire gli oggetti con l'arma disidratata. Vabbè. Vabbè, tanto finché non siamo nella zona della boss fight non succede nulla. Possiamo continuare a fare queste cose. Possiamo continuare a morire e tanto ricaricarci la vita. L'importante è non morire durante la boss fight, quello è fondamentale. Tra l'altro ho visto che alcune volte succede che i colpi che loro lanciano si scontrano contro i miei e in sostanza quasi si annullano. Cioè, in sostanza, si annullano. Grazie. Aspetta, ecco fatto. Quindi a volte, tipo se c'è il soffiafoglie, secondo me è anche utile per proteggerti. Il soffiafoglie poi. Oh no, sono scivolato. Perché lui, quando cerco di curvare, lui fa una curva troppo larga. Fa la curva troppo larga. Dalla mappa andiamo a prendere tutte le sfere. A un'altra parte delle foglie. Dovrai Beh. Strisciare di nuovo, signore. Aspetta. È fatto. Eccoci qua. Ah, di nuovo Super Mario. Dun dun dun. Accendiamo questo coso e vediamo che succede. Siamo già arrivati? Beh, abbiamo la vita piena, quindi.
più che altro che destino terribile che deve... Che tu debba inserire quegli ingranaggi nella macchina per avviare. Che destino terribile che succede a sti tizi quando vengono rimpiccioliti, secondo me. Quindi, altra? Ecco appunto, stavo giusto aspettando voi che uscivate fuori. Figo! Ah, santo cielo, certi commenti fanno morire. Allora, prendiamo questo e lo infiliamo qua dentro. No, più avanti. Lo infiliamo, dicevamo, qua. Staccate e lo spingiamo fino in fondo. Ecco fatto. Poi saliamo di sopra perché sicuramente c'è roba da prendere e nemici da uccidere. Il framerate ogni tanto in queste scene secondo me cala, ma è colpa del coso del vento. È colpa di sto coso qua di vento. Sono troppi particellari. La macchina fa degli strani rumori, ma non è ancora completamente accesa. Ma va? Chi l'avrebbe deve mai detto, Minion? Deve esserci un altro interruttore qui intorno. Davvero? Chi l'avrebbe mai detto? Dov'è? Eccola qui. No, no. Porca miseria. Prendilo e infilalo qua dentro. Ecco fatto. Ora andiamo a dare un po' di aria al macchinario qua sopra. Nemici in avvicinamento. Diavolo. Dai, muori. Quanto ci vuole? Ripotenziamo anche quest'altro bell'occhietto. Fatto. E ora in teoria possiamo. No. Schifo, è uscito il caccolone. E due. Ma che bello sorridente lui. E questo mi riporta alla mente alcune delle mie invenzioni meno riuscite. L'importante è che non mi avvelenano. Mi ricorda molto alcuni vecchi copi di Minecraft che si facevano nel 2010. Uno in particolare, ma preferisco non fare nomi. Siamo arrivati? Zona di ballo? Sono davvero felice di incontrarti, Megamind. Io pure. Psychedelic. Così coloratamente fuori di testa. Ehi, bene. Bravo. Adesso che tutti gli ospiti sono arrivati, la festa può avere inizio. Ancora per poco, perché sono qui per far trionfare la giustizia. Non prima di aver fatto festa come dei maledetti, baby. Non puoi colpirlo da qua giù. Forse puoi usare le aperture del vapore per danneggiarlo. Prendi quella mega notte. Pazzesco. Troppo veloce per te. L'hai mancato. Sì. Fermo. Okay. Dovrai essere molto più veloce. Eccolo. Riprova. Aia, che dolore. Madonna mia, mi ha messo tutta la vita. M'è impazzito. Dovrai impegnarti un po' di più, Mega Mind. Sta viaggiando nei tubi. Pazzesco. Eccolo. Sai che... Pazzesco. Fermo. Mi sa che moriamo, Te la farò pagare, Mega Mind. Mi sa che moriamo, ragazzi. Non arriverà da nessuna parte. A meno che non continuo a spammare. Abbiamo vinto. Addio, gas cattivo. Un altro frammento di DNA. Allora, super. Lo ammetto, sì. Io pensavo che stavo per morire. È solo questione di tempo prima che ti scovi, Blue Titan. Abbiamo vinto senza essere morti. Nonostante mi si sia aperta una voragine dell'inferno viola sotto le gambe. E veramente l'abbiamo rischiata, l'abbiamo rischiata, ma brutta, brutta veramente. Ricordati di potenziare le tue armi. Disco Funk. Ora ci manca solo un altro cattivo e poi Blue Titan. Signore, le notizie parlano di incendi in tutta l'area dei quartieri alti. Penso che dovresti raggiungere i quartieri alti e fermare il sindacato catastrofe.
Direi proprio di sì, Minion. Opera del sindacato catastrofe. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Prepara la macchina invisibile. Vediamo la statuetta. Eccolo qua. Guarda quanto è bello lui. Un vero pallone gonfiato. Ok, abbiamo 8000 e passa palline blu. Vediamo come possiamo potenziare. Allora, questo a posto. Questo, danno aumentato. Direi che ci serve, sì. Colpisci più nemici. Sarebbe utile averlo. A questo punto punterei di più su questo che su quello di vento. Però mi lascerei da parte quei 3000 e poi torniamo a potenziare la pistola, perché secondo me questo è più utile. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.